Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andrò a preparare un rotolo farcito con crema chantilly senza lattosio. Una ricetta davvero molto semplice e veloce da preparare. Gli ingredienti per la base del rotolo sono 120 g di farina di riso finissima della Nutri-Free, 130 g di zucchero, 4 uova, 2 bustine di vanillina e 2 cucchiaini di miele. In seguito vi dirò anche cosa occorre per preparare la crema chantilly. Andiamo subito a preparare il nostro rotolo. Allora, in una terrina vado a sgusciare le uova. Se non avete la farina di riso finissima, va benissimo quella per dolci, sempre della Nutri-Free. Io l'ho usata per il rotolo alla Nutella, che magari vi lascio nell'info box e nelle schede informative. E viene benissimo. Aggiungo lo zucchero. Adesso vado ad aggiungere anche il miele, che è importante, mi raccomando. E la vanillina. In alternativa alla vanillina potete usare l'estratto di vaniglia. Oppure della buccia di limone in questo caso, visto che usiamo la crema chantilly al limone. E allora adesso vado a montare il tutto per 10 minuti. Mi raccomando, è importante. E nel frattempo vado ad accendere il forno a 220 gradi, forno ventilato. Ok, ho ottenuto un composto bello spumoso e gonfio. Adesso vado ad aggiungere la farina, passandola sempre un po' prima al setaccio. Mescolo il tutto dal basso verso l'alto, cercando di non far smontare il composto. Ok, qui ho foderato una teglia con della carta da forno e vado a versare il composto. Livello. E questa adesso va in forno, sempre a 220 gradi, per 6 minuti, massimo 10 minuti. Mi raccomando, non di più. A dopo. Ed eccolo qui, il rotolo è pronto. Adesso vado a cospargere un po' la superficie con dello zucchero. Io uso questo qui di canna, che è il primo che ho trovato in dispensa, però va benissimo anche quello semolato. E la vado a ricoprire con la pellicola. Così, cercando di farla aderire proprio sulla superficie. Preparare la crema chantilly al limone, io userò 100 g di zucchero semolato, 250 ml di acqua a temperatura ambiente. Un uovo, il succo di mezzo limone e la buccia grattugiata e 25 g di amido di mais. E poi la panna senza lattosio che ho già montato e conservo nel frigo. Adesso nella terrina io vado a sgusciare l'uovo. Aggiungo lo zucchero. La buccia del limone e monto con il mio sbattitore elettrico. Ok, a questo punto io vado ad aggiungere il succo di limone
l'amido di mais che vado a passare al setaccio. Continuo a mescolare e a filo vado ad aggiungere l'acqua. Verso il tutto in un pentolino. Porto sul fuoco e faccio cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti, mescolando sempre con la frusta fino a quando non si addensa la crema. Eccola qui. La crema si è addensata, vedete? Adesso la vado a versare in un piattino, così si raffredda prima. La copro con la pellicola che va a contatto con la crema. La faccio raffreddare a temperatura ambiente. Allora, in una terrina adesso vado a versare la crema. Un po' di panna montata. Questa che uso io è quella lì di soia della Opla. Se non siete intolleranti al lattosio va benissimo quella lì normale, sempre Opla, però quella semplice. Ne aggiungo un po' per volta perché voglio vedere un po' la consistenza. E mescolate. Questa crema è buonissima anche per farcire le torte, tiramisù, bignè, tutto quello che vi piace. È buonissima, io ve la consiglio. Ed è ottima anche per fare i semifreddi. Magari aggiungete più panna, qualche goccia di liquore che servirà a non farla solidificare. Vedete che bella crema, buonissima. E poi anche molto molto delicata. L'importante è usare dei limoni biologici, però delicati anche loro, quindi non tipo lime, assolutamente no. Non vanno bene, altrimenti la crema poi diventa troppo aspra. Ok, io la lascio così, non aggiungo altra panna perché la preferisco, preferisco che si sente proprio il sapore del limone. Questa adesso la metto da parte. Allora, adesso vado a togliere la pellicola delicatamente al rotolo. Metto sopra un foglio di carta da forno. Così. Capovolgo così, un bel colpo secco e vado a togliere la pellicola delicatamente. Ok, aggiungo la crema sul rotolo. E inizio a spalmare con il cucchiaio, con la spatolina. E adesso andiamo ad arrotolare, partendo dalla parte più stretta. Aiutatevi con la carta da forno. Ed eccolo qui. Adesso lo avvolgo sempre nella carta da forno e lo lascio raffreddare in frigo per un'ora prima di decorarlo con dello zucchero a velo oppure potete mettere della panna. Ed eccolo qui, il rotolo al limone.
L'ho decorato con un po' di zucchero a vela, adesso vado a tagliare una fettina, è sofficissimo. Non so se si vede bene l'interno. Questo deve stare ancora in frigo a riposare. Sofficissimo. Ne tagliamo un'altra. Eccola qui. Guardate che meraviglia. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Provatelo perché è davvero deliziosa. E se vi va, inviatemi la vostra foto sulla mia pagina Facebook Zero Glutine 100% Bontà. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!